Se spetterà la provincia del VCO a coprire i costi del referendum del 21 ottobre verranno utilizzati gli euro del fondo di riserva di quest'anno e del prossimo. Si dovrebbe così arrivare alla cifra necessaria. Lo riferisce il presidente del VCO Stefano Costa che è però ancora in attesa di una risposta ufficiale sulla questione da parte della prefettura. Il fondo di riserva di quest'anno ammonta a 120.000 euro, spiega Costa, cifra che si potrà usare nell'immediato per le schede e le spese vive. Generalmente altre spese vengono anticipate dai comuni che poi rimborseremo. Potremo utilizzare gli altri 120 mila euro del fondo di riserva del prossimo anno, prosegue il presidente della provincia. Lo stesso aggiunge che qualche altra decina di migliaia di euro potrebbe essere ricavata dall'assestamento di bilancio. Più di così non possiamo fare, daremo però la possibilità di esercitare questo atto di democrazia, afferma. Al ribasso la stima della spesa a fronte dei 400 mila euro preventivati all'inizio. La cifra dovrebbe assestarsi sui 350.000, forse meno, perché questo è quanto era stato speso nell'ultima tornata elettorale che però si era articolata su due giorni. I soldi quindi ci sarebbero, ma abbiamo sempre sentito parlare di una provincia dalle casse vuote che cronicamente non riesce a far fronte all'ordinaria manutenzione di quanto è di sua competenza. Il fondo di riserva viene toccato solo in casi eccezionali. Per fortuna, sino ad ora, non abbiamo mai dovuto attingervi, spiega Costa. Aggiungendo che si tratta di risorse molto limitate per interventi, ad esempio, sulla viabilità, ma che in questo caso assicureranno una copertura parziale immediata dei costi della consultazione popolare.